Quello che vi voglio dire è che comunque sia la cosa che più non sopporto è che noi non siamo già retrocessi, perché c'è una partita importante da affrontare venerdì e l'affronteremo. Vi prometto questo, la squadra butterà il sangue perché il Perugia non è retrocesso e non retrocederà. Questo è il messaggio che voglio dare. Ho faticato una vita, sempre e in tutte le situazioni, e comunque ci ho messo faccia, cuore e soldi e lo sto continuando a fare perché la mia mission adesso è salvare la categoria. Dopo ci sarà tempo per fare i processi, per fare tutto quello che vorrete. E quando mi viene detto che il grifo non lo posso portare sullo petto, non lo accetto, perché io non solo ce l'ho tatuato sul braccio il grifo, ma lunedì vi prometto che me lo tatuo pure sul petto, perché l'ho sempre portato a testa alta, con orgoglio e con una grandissima dignità. Basta! Basta coi funerali! Tutti i giorni sento parlare solo del funerale del Perugia, non siamo retrocessi ancora. Venerdì c'è la guerra e guerra sarà. Starò in panchina con la squadra, con loro fino all'ultimo, perché è la mia squadra. I giocatori li difendo fino all'ultimo perché ci devono tirare fuori da questa merda. Non me ne frega niente, Domenico, sono cose che nel calcio capitano. Io non faccio ricorsi per i palloni in campo e la coscienza di quelli che lo hanno fatto quel gesto non è sicuramente la mia. Sono cazzate, pensiamo alla partita.